No, non c'è un'invasione di migranti, sono dei figuranti. Ma questa messa in scena, un'esercitazione della polizia austriaca, pochi giorni fa al confine con la Slovenia, dice qualcosa di vero. Già da 3 anni l'Austria ha ripristinato i controlli al confine con Ungheria e Slovenia per bloccare la rotta balcanica dei migranti. 3 giorni fa, il cancelliere Sebastian Kurz ha inaugurato il suo turno di presidenza dell'Unione Europea parlando della necessità vitale di proteggere le frontiere. Visto che la Germania si sta cautelando, anche il suo paese farà dei controlli temporanei a nord, al confine tedesco, e a sud, cioè al Brennero, a Tarvisio e agli altri valichi con l'Italia. Il ministro dei trasporti austriaco, Norbert Hofer, ha detto che i controlli, previsti prima dal 9 al 13 luglio e poi a settembre, sarebbero un disastro economico, visto che molti tir potrebbero cambiare itinerario per evitare code. Ma a Kurz, che pochi mesi fa ha vinto le elezioni con il Partito Popolare cavalcando la paura degli immigrati, interessa marcare il territorio e così gioca di sponda con il leader dei cristiano sociali bavaresi, Horst Seehofer, che minacciando di rompere la storica alleanza con la CDU ha appena costretto la cancelliera Merkel a un compromesso al ribasso, con l'istituzione di centri di transito per i migranti registrati in altri paesi. Centri permessi dalle regole comunitarie, fanno sapere da Bruxelles. Austria e Germania, secondo Kurz, hanno lo stesso obiettivo: respingere i migranti verso il paese di primo ingresso, cioè Italia, Grecia o Spagna. Domani Kurz e Seehofer si incontrano a Vienna e non è difficile immaginare cosa ne salterà fuori. Ma in tutto ciò, che fine ha fatto Schengen? Per chi non se lo ricorda, Schengen è quella cittadina del Lussemburgo in cui nel 1995 è stato firmato un trattato che ha eliminato le frontiere interne all'Europa per favorire la libera circolazione di merci e persone. Schengen era un varco, è diventato un capolinea.